Schmidt, tutta l'Inter nella propria metà campo. Zelic, Zorc, Chapuisat per l'inserimento di Zorc, Zorc tu per tu con Zenga e il Borussia va in vantaggio. 38 minuti e 50 secondi, ha colpito Zorc, l'intervento di misura, tutta da rivedere l'azione del Borussia Dortmund, molto astuto Zorc, niente da fare per Zenga, ecco il tocco di Chapuisat, forse a gamba tesa Zorc in anticipo su Battistini e poi palla sotto la traversa. A festeggiare Zorc, rivediamo d'altra angolazione Chapuisat, ecco l'inserimento del numero 8 e capitano del Borussia Dortmund. Potevano esserci gli estremi per un calcio di ha cercato un gol difficilissimo. Soluzioni come queste ovviamente sono ampiamente alla portata di un campione come Dennis Bergkamp, che ripetiamo soprattutto nelle sfide di Coppa UEFA ha dato il meglio di sé in questa stagione con la maglia dell'Inter. Ricken, destro, e a sorpresa il Borussia Dortmund si porta sul 2-0. Attenzione, 1 minuto e 45 secondi. Proprio lui, Lars Ricken, 17 anni, non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire un destro angolatissimo. E festa grande sugli spalti del Meazza occupati dai tifosi tedeschi. Zorc nel primo tempo, ora Ricken, proprio in apertura di ripresa. Rivediamo la conclusione di Ricken, battuto Zenga. Tiro imprendibile, lo rivediamo d'altra angolazione, era anche leggermente coperto Zenga. Sammer, Reinhardt, Fontolano. Sosa temporeggia, velo di Manicone, Bergkamp, Manicone ha spazio davanti a sé, può approfittarne, Manicone, palla sul sinistro, è rete per l'Inter. 36esimo minuto della ripresa, Manicone ha avuto la sua chance, non ha fallito. Inter 1, Borussia Dortmund 2, e ora i tifosi nerazzurri possono liberare la propria gioia. Gran parte della paura è passata. Manicone con l'assistenza di Bergkamp, sfondamento per vie centrali, è andata in barca stavolta la difesa del Borussia Dortmund, in ritardo il libero Zelic, Manicone palla sul sinistro, battuto Kloss in uscita. Ancora il sinistro vincente di Manicone, ed ora Marini manda in campo Totò Schillaci.